Il laboratorio Idrocarburi è una facility sperimentale all'interno del centro ricerche attrezzata per svolgere programmi di ricerca su tematiche inerenti agli studi di giacimento e per fornire anche un servizio tecnico di supporto ai siti operativi della divisione EMP e di Edison Stoccaggio. Il laboratorio incorpora un ampio set di attrezzature ad alta specializzazione per la caratterizzazione del mezzo poroso e dell'interazione tra le rocce e i fluidi di giacimento. Questo tipo di indagine è importante, ad esempio, per dare maggior validità ai modelli di calcolo che sono utilizzati per simulare il comportamento meccanico e fluidodinamico dei campi coltivati a gas e ad olio e nello stoccaggio di gas naturale. Il laboratorio è strutturato su due differenti aree di test, dedicate rispettivamente alla caratterizzazione delle proprietà delle rocce e all'analisi dei fluidi di giacimento. Mi occupo delle tematiche che riguardano la caratterizzazione di campioni di roccia estratti dai carotaggi provenienti dai siti produttivi Edison. In particolare le attività e gli ambiti di studio spaziano dalla geomeccanica, quindi lo studio e la caratterizzazione delle proprietà meccaniche delle rocce, alla petrofisica, che è quella scienza che si occupa della determinazione della bontà del mezzo poroso in termini di produzione degli idrocarburi. L'importanza delle attività che si svolgono all'interno del laboratorio è relativa fondamentalmente alla generazione di nuove informazioni e di nuove conoscenze relative alle caratteristiche fisiche dei campioni di roccia. In particolare le applicazioni di queste ricerche spaziano in diversi ambiti operativi, dall'esplorazione alla modellizzazione del giacimento per l'ottimizzazione della produzione. L'area dedicata all'analisi dei fluidi di giacimento è viceversa attrezzata per eseguire analisi di tipo composizionale sui fluidi prelevati lungo l'intera filiera di produzione degli idrocarburi. Sono Claudia Maggio e sto seguendo l'area geochimica del laboratorio idrocarburi. In quest'area ci occupiamo di analisi sui fluidi, quindi gas naturale, olio, acqua, acqua di produzione da pozzi. E caratterizziamo le varie matrici dal punto di vista chimico-fisico e composizionale. Attualmente stiamo lavorando su materiali innovativi per la bonifica da sversamenti di idrocarburi in mare. Si tratta sostanzialmente di spugne nanostrutturate, quindi con materiali tecnologicamente avanzati, che hanno un'elevatissima capacità di assorbimento nei confronti di sversamenti accidentali che possono capitare in mare. Il progetto è molto sfidante perché l'ottica è quella di comunque ridurre i costi di produzione per poter portare questi materiali sul mercato. Il laboratorio è di recente realizzazione, è stato attivato nel gennaio di quest'anno e non ha ancora un'ampia rosa di progetti propri. In questo momento stiamo portando avanti una importante fase di messa a punto e calibrazione delle attrezzature e di sviluppo e standardizzazione dei metodi sperimentali, per acquisire le necessarie competenze sperimentali. L'obiettivo è quello di arrivare a un arco di tempo di 5-6 mesi ad avere una struttura consolidata e capace di rispondere efficacemente alle richieste tecniche provenienti dalle aree del business. La cooperazione e il networking rivestono per noi un ruolo di primo piano e sono elementi fondamentali per poter operare efficacemente. Oltre a far leva sulle competenze interne, il laboratorio dovrà agire come fattore di interconnessione con il mondo accademico, qualificandosi come strumento attraverso il quale promuovere forme di collaborazione scientifica. Da questo punto di vista abbiamo già attivato una collaborazione proficua con il Petroleum Engineering Group del Politecnico di Torino, un centro di eccellenza riconosciuto a livello internazionale per i suoi lavori di ricerca nel settore petrolifero. With us in Trofarello to inaugurate our Edison new R&D hydrocarbon laboratories. The local and national communities will benefit the high-level results of the activity performed in these hydrocarbon laboratories, to which I wish a brilliant future. Thank you again for being there.